Roberto Giacchino e Maria Vella, gli artisti che praticamente ancora per oggi, se non vado errato, si chiude stasera questa mostra collettiva. Signora Vella, lei già è spesso che lei ha fatto delle mostre, anche suo marito, ricordo che sono marito e moglie, due artisti, quindi in casa siete artisti in casa. Però ecco, vediamo di che cosa vi occupate. Lei che cos'è che sta mettendo, che ha messo in mostra lì al Ottagono di Santa Caterina? Allora, all'Ottagono io ho messo in mostra le mie tele, diciamo sono le mie nuove pitture, perché io ho iniziato con la pittura su stoffa da circa 20 anni e ho mostrato sempre questi corredi arricchiti con fiori, disegni vari. Da poco ho deciso di dedicarmi alla pittura su tela, forse incoraggiato dal successo che ho avuto dalla stoffa, dalle mie mostre. Perché prima lei faceva le stoffe così, ora invece... No, io ho iniziato sempre con la pittura. Ah, diciamo, le stoffe a cui lei si riferisce, quello è stato un momento, una parentesi. Perché ero abituato a vedere... Che è finita perché sono uscita dall'associazione Rica Marte, perché... Il taglio e cucito non è stata mai la mia passione principale, diciamo. Esatto, per cui voglio tornare di nuovo a riprendere i colori e i pennelli. E allora, ripeto, incoraggiata anche dall'ultima mia personale che ho fatto a Mistretta in occasione di un simposio di scultura insieme all'artista Giacchino Roberto. Diciamo, ho fatto una mia personale nella villa dove si svolgeva questo simposio, e anche ho ricevuto insomma abbastanza critica positiva da parte del pubblico e da docenti universitari dell'Accademia delle Belle Arti che si trovavano là in questa occasione, venivano a visitare il quando. E adesso mi trovo ad esporre così invogliata da questi amici a Santa Caterina. Non lo so, penso di aver avuto risposte positive, insomma. Successo, no, ma devo dire la verità, che tutta la mostra credo che abbia riscontrato un grande successo da parte di tutti, perché prima perché il fatto che ci siano delle opere un po' diverse, quindi anche chi guarda e chi visita la mostra si spazia su argomenti diversi e quindi piace forse di più. Ma poi ho visto che tutti, sia i grandi maestri come può essere il professore Pippo Forte, come anche voi. Mi sono trovata che siete... a confrontarmi con persone di un certo livello, per cui... Ho visto che lei usa molto i colori forti. A me piacciono i colori così, forse perché rispecchiano un po' la mia personalità. Ho visto due quadri che riguardano... in un primo momento con i fiori, poi sono passato un po' ai paesaggi. E adesso comincio con le figure stilizzate perché mi piacciono tantissimo. Cerco di toccare vari campi, mi piace fare un po' di tutto. Ho capito. E infatti ho visto i fiori, i girasoli, se non vado errato, che ho visto, insomma, sono molto belli. Ora vedo che invece, ecco, come figura stilizzata, nel dépliant che c'è, diciamo, della mostra, c'è un nudo di donna. Sì, sempre con colori molto forti, con un sipario rosso, una figura nera, il mare rosso, il blu. Sì, infatti, insomma, quello che attira tanto forse a persone molto più qualificate di me sono appunto questi colori, questo accoppiamento di colori così vivaci. Bene, e allora parliamo invece col marito, Roberto Giacchino, che lui è non so come chiamarlo, un artista diverso dal normale, perché quando uno parla di scultura, generalmente uno pensa principalmente alla scultura su marmo e su pietra, mentre lui, la sua opera più conosciuta, perché fa anche quelle, credo, ora ne sentiremo parlare, è più conosciuto per fare delle sculture sul legno. Insomma, è una pratica un po' inusuale, vorrei dire, signor Roberto, o no? Buongiorno a tutti. In questa mostra per me è già stato un successo. Ma lei già è abituata ad altre mostre pure. Grazie. Sempre successi lei, pure. Sì, io mi dedico alla scultura sia su legno che su pietra. Quanto riguarda il legno, scolpisco legno d'olivo, la radice, è particolarmente bellissima. E in questa mostra ho esposto sia la pietra che queste il legno, sculture del legno d'olivo.
Cioè, vorrei chiedere già subito la prima domanda: che differenza c'è tra lavorare la pietra e lavorare il legno di vivo? Praticamente è la stessa tecnica o c'è qualche differenza? Allora, la tecnica è la stessa, si tratta della tecnica del togliere, non si costruisce come l'argilla, certo, come altre prodotti, questa è togliere, ed è quella più difficile da fare, nel senso che una volta tolto il pezzo non si può più, non si può tornare indietro. Se succede l'errore, diciamo, te lo devi, diciamo, portare appresso o riparare, se quanto si può riparare. E giustamente si usano diversi arnesi o attrezzi, diciamo, da lavoro, che vanno dagli scalpelli, per quanto riguarda il legno normale, dalle sgorbie, e i mazzoli sono il legno. Per quanto riguarda invece la pietra, ci sono scalpelli che normalmente usano adesso le punte vidie, oppure strumenti meccanici che io non uso, perché sia nel legno che anche nella pietra uso mezzo artigianale, scalpelle e mazzole, basta. Cioè non uso flex e altre cose, cioè, perché mi piace gustarmi la scultura. Io devo vedere man mano quello che faccio, cioè, me la voglio, diciamo, studiare man mano che ci lavoro. Io te ne immagino uno dopo aver fatto tutta un'opera sbaglia all'ultimo un colpo e fai salvato. Può succedere, mi è capitato. Cioè, e poi devo essere sincero, mi permette della battuta, normalmente sono sempre il naso o altre cose che saltano all'ultimo momento. Allora, un capita che uno ci rimbicci con un pezzettino magari. Ma diciamo, non mi è mai successo, però diciamo, potrebbe succedere. Oggi ci sono delle colle particolari. Senta, io le volevo chiedere per quello che riguarda queste sculture in legno, ma lei ha l'idea e va a cercare il pezzo di legno o trova il pezzo di legno e dal pezzo di legno ha l'idea? Diciamo la seconda ipotesi, io vado girando e il legno mi deve già ispirare qualcosa, e ciò è quello che succede. In quel caso poi studio, diciamo, il legno, la radice in particolare, e comincio a scolpire. Come ho sempre detto, io non faccio disegni, bozzetti, non me lo preparo mai. Ah. Cioè, non mi piace, non l'ho mai praticata, per cui vado di getto su tutte le cose. Studio legno o la pietra, quello che sia, vado, e poi anche se la lascio e la riprendo dopo giorni o mesi, l'idea è sempre quella, cioè riesco bene a memorizzare ciò che devo fare. Quindi viene ispirato dal legno, dalla forma del legno? Principalmente sì. Può succedere pure che nel tronco so cosa, decido cosa io cosa fare, allora va bene, ma nelle radici in particolare è normale che io devo seguire la forma già che loro hanno, che la natura ha già dato. Io guardo, leggo due parole che ha scritto Nico Marino, dove parla di volti che lei, insomma, scolpisce, segnati dalla saggezza, dall'amore, dalla fatica, talvolta dal dolore. Io infatti noto che sono molto spesso facce, diciamo, volti e opere che riguardano il dolore e la fatica principalmente, non è vero? Lei si ispira di più a questo tipo di lavoro? Sì, sì, effettivamente sì, sarà forse, come si dire, il lavoro che spesso volte mi porta, diciamo, a pensare, a vedere, diciamo, determinate situazioni. Io ho iniziato con i volti, a me mi è sempre piaciuto scolpire sempre volti, tant'è vero che in ogni figura, in ogni scultura c'è sempre rappresentata la figura umana a un volto in particolare, perché uno nel volto legge un po' tutto. Certo. Cioè, normale, cioè, sicuramente non dai muscoli, ma dai volti in modo particolare, questo fatto qua. Bene, le volevo... No, prego, stavo continuando. No, stavo dicendo, quest'anno per me è stato abbastanza impegnata quest'estate, specialmente l'ultimo periodo con delle mostre. Poco fa mia moglie stava accennando al simposio di scultura che ho fatto a Mistretta, su invito del sindaco e organizzato dalla Proloco, che dove 8 artisti appunto abbiamo realizzato... Eravate tutti e due pure là? Sì, poi col simposio io con la mia personale in villa. Ah, ho capito. E abbiamo realizzato delle opere abbastanza, diciamo, grandi in pietra, che poi il comune deciderà dove metterle per arredare il centro urbano. E questa è stata bella, veramente una bella esperienza, anche perché non solo il confronto ma la solidarietà fra arte e artisti, che è stupenda, come lo è attualmente anche a Santa Caterina. Poi l'altra mostra che mi ha, così dire, riempito di gioia quest'anno è stata la mostra ad Alimena, sempre su invito dell'amministrazione, il dottor Stracci assieme all'avvocato calabrese ho organizzato una personale al Circo di Civile ad Alimena, dove io ho lavorato per 13 anni, dove non mi aspettavo tanto calore dopo 18 anni che mancavo. E sincero, ringrazio tutti, il sindaco, l'avvocato calabrese, un po' tutto, ma tutta la popolazione dell'affetto che mi hanno, diciamo,
Ho letto e ho visto delle fotografie appunto del successo che ha avuto in questa mostra da Limena. Successo perché sono belle le cose che le fa e noi tutti qua a Cefalù le abbiamo sempre apprezzate, non è che è la prima volta che lei mostra qui a Cefalù, ma Cefalù è diventato di casa lei, vedere le sue opere, vorrei dire, no? Perché lei parecchie volte ha fatto. Sì, ho iniziato la prima mostra collettiva, è stata nel 2005, poi nel 2006 personale e così via. È stato, se lo posso dire, non voglio essere presuntuoso, un crescente veramente, diciamo, crescendo di questa mia attività. Lo faccio perché mi piace, mi scarica, è un mezzo sicuramente, come dice qualcuno, di comunicazione. Certo. È come se io scrivesse libri e pubblicasse, io pubblico opere. Bene, qua ho visto che nel Depliant appunto c'è una sua opera, Il suono della terra. Certo, uno deve vedere la figura per poter parlare di un'opera di questo genere. Volevo chiedere poi, ma alla fine del lavoro voi mettete qualche vernice protettiva nell'opera oppure rimane così per com'è? Può succedere, o viene lasciata così naturale, il legno, oppure degli impregnanti. Non particolari, ma sono quelle che si usano nella costruzione dei mobili. Esatto, perché la vedo che è un po' lucida sta cosa. Sì, quindi per va bene lucidata, la lucentezza viene perché viene scartavetrata e poi va. E poi questo impregnato o la gomma lacca dà questa lucentezza. O in alcune potrebbe essere la vernice che dà questa cosa. No, in realtà con lei parlerei per tanto tempo di questo argomento, perché questo fatto di lavorare il legno non è facile. Tra l'altro, ecco, io non so se ad esempio se quando uno vede Il suono della terra e vede l'opera finita, vorrei capire com'era invece l'opera, cioè il pezzo di legno all'inizio, se era un pezzo tutto sano per così o se già aveva delle forme che hanno poi insomma una forma che questa che è poi finale, diciamo. Sì, non lo so. Certamente, come ho detto, come fai, è normale che io sono un po' costretto a seguire già anche le forme che già la natura ha dato. Certo. In questo caso, io per esempio questa qua l'ho dedicata alla terra, perché? Perché noi viviamo e cerchiamo di mantenere, diciamo, intatta questa nostra natura che grazie a Dio ci ha dato, specialmente a Cefalù stupenda, ed è dedicata a questo suono della terra, dove le figure umane o gli animali e cose che ci circondano, questa sinuosità, diciamo, dell'immagine, questa forma in particolare. Come stavo dicendo, la particolarità di questa forma, diciamo, che è tutta sinuosa, anche del violino stampato, questo, come se fosse, diciamo, una nota musicale che sta girando un po' attorno, diciamo, alla figura sia di animali che di uomini, è dovuta a questo. Bene, io volevo chiedere ora a tutte e due se praticamente avrete in vista qualche altra nuova mostra, altri lavori e cose di questo genere. Cominciamo con la signora Maria. No, momentaneamente penso proprio di no. Non c'è niente. Però voi lavorate sempre però tra di voi, cioè a casa, a preparare sì, quadri. Sì, no? Ovvio, io continuerò perché, ripeto, mi piace, è un hobby che mi appassiona. Quindi preparate sempre materiale in attesa di una prossima mostra. Sì. Verrà l'occasione, perché no, parteciperemo, penso per questo inverno ormai. Io penso che ogni anno in questo periodo estivo ci sarà sempre, ormai ho capito, sì, una specie di collettiva, perché ho sentito dire di fare ogni anno una collettiva qui a Cefalù di artisti cefaludesi, potrebbe essere un appuntamento annuale questo qua, molto interessante, non è vero? Lei che ne pensa? Io per realtà... Lei ha già qualche appuntamento già? Ha lanciato sia il dottor Macaluso che la moglie dottoressa D'Angelo hanno lanciato un'idea che per me è stupenda, quella di rendere Cefalù la città d'arte, perché Cefalù è d'arte, è piena di artisti, di quei stupendi, per me dico, è come se Cefalù fosse stata scolpita da qualche bravo scultore, lo è stato sinceramente, e tutti questi artisti sono concentrati qua. Come stavo dicendo, la dottoressa D'Angelo lancia un'idea, proprio a primavera quanto sia, di fare un estemporaneo, qualcosa per l'estate, cioè riempendo possibilmente tutti gli angoli più belli, dove possibilmente non solo mostrare le proprie cose, ma mostrarsi come artista ciò che effettivamente fa, dalla pittura, scultura, disegno, qualsiasi cosa. E a Cefalù posso dire senza ombra di dubbio che artisti ce ne sono, e bravi veramente. Sicuramente magari non conosciuto a tutti, ma durante la mia attività mi è capitato di conoscere sia scultori che pittori che lavorano a casa. Certo. Cioè, normale, se non ho mai fatto mostre,
perché non tirarle fuori, farle venire allo scoperto e mostrare le loro opere, che ce ne sono stupende veramente. Perché non parlo? Può essere questa un'iniziativa che potrà prendere piede, vedremo nel proseguo. Poi certamente, se si faranno queste iniziative, noi qui alla radio faremo conoscere i nostri ascoltatori. Bene, non mi resta che ringraziarvi tutti e due, signor Roberto e la signora Maria, vi farvi i complimenti ancora una volta, e chissà, ci rivedremo sicuramente in qualche altra occasione qui alla radio per qualche altra mostra. Grazie, grazie, grazie a te, agli ascoltatori, a tutti. Bene, grazie.